spinning through my brain. Oggi siamo a Prato, alle 100 buche, e il nostro campione in carica, Baldone, sfiderà come sempre il titolare a chi finisce per primo la loro specialità. Specialità. Adesso mi trovo proprio dentro le 100 buche e sono in compagnia di Loriano e di Gabriella, titolari, gestori o gestori. Perché chi è il titolare? È il figlio. Il figlio, allora a posto, dai, tutto in famiglia. Tutto in famiglia. Perché le 100 buche? Quando le 100 buche? E come le 100 buche? Le 100 buche è perché. 1721. Non ero nemmeno nato io. I mugnai che avevano la gestione del mulino, in uno di questi locali aprirono l'osteria delle 100 buche. Quindi questo nome risale a 1721? A tre secoli fa. Perfetto, poi avete riscoperto la storia e ridato questo nome. Esatto, abbiamo preferito rendere questo nome. Allora è proprio il caso di dire bella storia. Il Baldone è pronto per la sfida con Loriano. Qual è la specialità delle 100 bue? Cosa vi sfiderete? La carbonara di mare fatta con lo spaghetto al nero di seppia, carbonara praticamente con l'uovo. Sì. Che sono ingredienti dei formaggi. Sì. E poi vi ho messo, invece che la carne, vi ho messo il pesce con cozze fuori. Il pesce, sai, me lo immaginavo che fosse. Qui dentro dove siamo? Perché qui siamo in un posto molto caratteristico. Bene, qui praticamente fino a 16-17 anni fa ci scorreva l'acqua del Bisenzio perché serviva per far girare le pale del mulino. Quindi qui siamo praticamente dentro la gora. Dentro la vecchia gora, che poi è stata deviata l'acqua perché le gore comunque sono ancora attive. Forte. Allora adesso, prima di andare a vedere la preparazione della specialità, facci vedere un po' questa gora perché noi siamo curiosi. Mirko, che è lo chef delle 100 buche insieme a Gabriella, e che si fa qui adesso? Dai. Ora fotturare l'aglio. Tac. Oh! Sull'incendio non sono assicurato io, togliamo un po' di gusci di crostacei per, sì, per rendere più ricco il piatto. Sì, fa un po' una rottura di coglioni. Oh, comunque se tu vuoi una mano e stavolta volta non mi cercare. Fammi un bel boccone ora, fammi un bel boccone ora. Fammi vedere se sei campione, dai. Sì, bevi il vino. È una sfida a chi finisce prima e ti mette a bere il vino. Qua, wow, bello e vinto! Ha bello e vinto il campione, ha bello e vinto! Bene, adesso siamo a completo perché ci ha raggiunto anche Fabio, che è il titolare, quello laggiù in fondo. Il Baldone ovviamente ha vinto la sfida, quindi rimane il campione in carica. Noi non ve lo paghiamo il piatto. Loriano, se tu vuoi dire qualcos'altro sul locale, dai, approfittane ora. Vai, giocatela. Venite a trovarci e apprezzate le nostre specialità. Sì. E dove siete? Dove siete? Via degli Abbattoni, Santa Lucia, Prato. A Prato. E il nome del locale qual è? Le 100 buche. Osteria Le 100 buche. Dal 1721. Anche meno. Seguite la prossima puntata del Ribollito, mi raccomando, e vedremo se il Baldone riuscirà a tenere stretto il suo titolo. Ciao a tutti. Ciao.